Bene, buongiorno. Con questo video voglio far vedere i difetti di questi telefoni che abbiamo comprato da voi via eBay. Ecco, questi sono i due telefoni in questione, che sono due, vediamo, sono due Apple iPhone 6S 64 giga nero grey eccetera, garanzia 12 mesi, così come risulta dalla ricevuta che ci è stata fatta dalla PayPal con tutte le tracce, il codice della comunicazione. Ecco, questo era il destinatario, quindi Green Park, voi, i dettagli dell'acquisto, l'oggetto in questione e questi due telefoni che abbiamo preso in considerazione. Una prima anomalia: il fatto che qua nell'acquisto si diceva che l'Apple iPhone era nuovo, new, e la garanzia è di 12 mesi. In realtà, quando siamo andati all'Apple Store, ci hanno detto che entrambi i telefoni sono del 2015, quindi siamo nel 2019, abbiamo comprati il 10 dicembre 2018, ci hanno riferito che la garanzia già era scaduta, invece qua dice che i 12 mesi erano contemplati nel contratto. La prima anomalia. I problemi rilevati nell'Apple Store, ecco, di un telefonino, ecco, riguardano il Touch ID, e infatti la presenza del Touch ID non ha superato la prova. Io se attivo questo telefono, qui mi dice solamente inserisci il codice per poter accedere, ecco, mentre di solito, come in quest'altro, dovrebbe uscire, ecco, Touch ID o inserire il codice. Qui non è ammesso il Touch ID, come vediamo. Il secondo problema è che uno dei due telefoni, ecco questo qua di destra, è il telefono che presenta tutti questi segni. Ecco, questi segni che si ripetono anche una volta che io lo accendo. Ecco, come si può vedere, lo schermo è completamente rigato non all'esterno, ma proprio all'interno dello schermo. Ecco, quindi questo è un evidente segno di deterioramento. Altro problema è legato alla condizione della batteria, che qua è spiegata, ecco, l'informazione data dall'assistenza è che la capacità massima della batteria è del 79% ed è deteriorata, quindi qui il suggerimento è quello di di sostituire la batteria. Lo stesso discorso vale per tutti e due i telefoni. Ecco, perché noi adesso siamo costretti a ricaricare le batterie che durano meno di una giornata, normalmente meno di una giornata. In buona sostanza, questi due telefoni, prima di tutto, non sono nuovi, secondo, hanno questo problema di batteria. Uno già mostra evidenti segni di deterioramento avendo rigate e lo schermo principale, e quindi difficile la lettura dallo screen, e l'altro, ecco, ha questo problema al Touch ID.
Ora, all'Apple Store ci hanno detto che non avendo né garanzia né possibilità di recuperare la fonte, perché noi abbiamo questo pagamento così che risulta dall'uscita della PayPal, però altre fatture, altre cose non le abbiamo, praticamente queste non ce li cambierebbero nemmeno. Ora, non lo so, questo sicuramente sarà l'ultimo acquisto che abbiamo fatto con eBay, però almeno noi i soldi che abbiamo speso per questi due telefoni, che come abbiamo visto sono 511,98 euro, li vorremmo recuperare da voi.